Sei sicuro che sia il tuo film quello che stai vivendo e sei sicuro di essere l'attore giusto per la tua vita? Questa è una domanda provocatoria che nei 2 minuti di gas di oggi voglio assolutamente farti, perché ciascuno di noi dovrebbe avere chiaro il copione della propria vita e ogni tanto io mi domando spesso se questo film è il mio film, quello che sto vivendo e quello che voglio, e se io stesso sono l'attore giusto, protagonista di questo film. Quindi autocritica, quindi considerazioni sulla condizione della propria vita, cambiamento magari di rotta, quindi modificazione di alcune situazioni, rendere la propria vita come un film e diventare i registi della nostra vita è una cosa meravigliosa, perché possiamo scrivere noi il copione e dobbiamo essere sicuri di questo film, dobbiamo essere coinvolti in questo film, dovremmo essere attori protagonisti convinti di questo film. Ci sono molte persone che non sono, molti imprenditori soprattutto, che non sono attori protagonisti del loro film, e perché ciò avvenga bisogna veramente fare sempre delle considerazioni step by step. La vita come un film è una realtà, perché insomma, tutti i giorni capitano cose che ce la modificano e che ci obbligano a prendere direzioni diverse, e questa considerazione provocatoria di oggi è proprio per farci riflettere, per partire da dentro, imprenditori, professionisti, gente che ha responsabilità nella vita civile, deve essere consapevole di dover scrivere il miglior copione della nostra vita, perché dal copione che scriviamo noi dipendono molte altre vite, e quindi abbiamo una responsabilità di un livello maggiore, direi, no? Che dite? Tu stai scrivendo il tuo copione della tua vita? Hai letto il mio libro Basta Chiacchiere, che è una matrice molto importante per fare questo esercizio? Io sono un fautore dello scrivere il copione della propria vita, e ho anche determinato i livelli, e sarà oggetto di altri 2 minuti di gas in qualche altro giorno questo discorso del copione, perché sono convinto che è una rotta, una mappa che ci dà sicurezza. Ti saluto e ti auguro buona serata.